Otranto è il comune salentino più a est d'Italia. Per la sua posizione geografica e per la sua storia, è considerato la porta d'Oriente, crocevia di millenarie culture del Mediterraneo. Il territorio rientra nel circuito dei 100 comuni più belli d'Italia e buona parte del magnifico litorale è protetto dal parco regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Quella di Otranto è una storia antichissima che affiora già nell'undicesimo secolo a.C. Protagonista dei grandi eventi storici del Mediterraneo, Otranto mostra ancora nelle sue testimonianze il passaggio dei numerosi popoli che l'hanno animata. Sino al VII secolo, Otranto ha svolto un ruolo importante per la politica amministrativa, fungendo per secoli da sede dello Strategos, il governatore bizantino. Otranto è la sintesi culturale dell'Occidente e dell'Oriente. Una coniugazione tra due sponde di mare non sempre pacifica, così come tristemente avvenne nel 1480, quando Otranto fu assediata e conquistata dall'esercito turco-ottomano. Otranto è la terra di frontiera, passaggio obbligato per i popoli antichi del Mediterraneo e meta privilegiata delle centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno affollano il piccolo borgo antico. L'atmosfera otrantina è suggestiva e romantica, tanto da aver ispirato numerosi cronisti e scrittori che ad Otranto hanno dedicato i loro lavori letterari. Il cielo azzurro delle Puglie non può avere migliore cornice che il borgo di Otranto, con le sue pietre scolpite ad arte ed i suoi canti sublimi, retaggio delle culture gloriose di Bisanzio e delle calde poesie d'Aragona. Il cuore di Otranto è un misto di panorami mozzafiato sul mare e di un centro storico che conserva ancora scorci autentici del passato. Una fitta rete di stradine sulle quali si affacciano casette in stile mediterraneo decorate dai balconi fioriti. È facile incontrare costruzioni antiche risalenti a varie epoche, ricche di straordinario fascino. Dall'entroterra si è accolti da Porta Alfonsina, imponente passaggio nella spessa cortina difensiva aragonese. Percorrendo a piedi Corso Garibaldi, ci si immerge in un universo pittoresco e magico allo stesso tempo, dominato dalla torre dell'orologio che reca lo stemma della città otrantina. Nei ruderi dell'antica chiesa dell'Immacolata si erge Porta a Mare, antico accesso urbano che conduce alle banchine del porto. Spingendosi nella parte più antica del borgo, si accede al bastione dei Pelasgi, con il suo incantevole affaccio paesaggistico sulla baia di Otranto. I panorami offerti dal centro storico sono di incantevole bellezza. Molti illustri personaggi della cultura europea e italiana rimasero affascinati dai colori di questa città. Tra questi Carmelo Bene scelse la sua dimora tra le viuzze di Otranto. In ricordo del grande attore salentino, la comunità otrantina ha voluto dedicargli un museo oggi in fase di ultimazione, con lo scopo di conservare e promuovere l'opera dell'artista. Nel cuore delle stradine del borgo appare nella sua bellezza la chiesa di San Pietro, monumento rappresentativo dell'arte e dell'architettura bizantina pugliese, risalente ai secoli VIII e IX. Le sue austere forme arcaiche sono decorate all'interno da straordinari cicli di affreschi medievali, retaggio della cultura artistica italo-greca. Il centro storico di Otranto è fonte di bellezza genuina, in grado ancora oggi di sorprendere e meravigliare nonostante i suoi numerosi secoli d'età.
Torre Matta è posizionata nel complesso murario dei bastioni adiacenti al porto. L'edificio caratterizza l'antica cortina difensiva e con la sua fisionomia sporge con evidenza sulle banchine dell'area portuale. Sono ancora visibili i beccatelli decorativi originali, retaggio delle antiche decorazioni militaresche. Inizialmente, verso la fine del 400, la torre aveva un'architettura cilindrica. Successivamente venne rivestita da una forma quadrangolare, allo scopo di migliorarne l'efficienza balistica. Al suo interno vi è un ambiente alto circa 14 metri, che da poco è stato oggetto di importanti restauri conservativi. I rifacimenti di epoca cinquecentesca sono ancora oggi visibili ed accentuati dal design luminoso che arricchisce di pregio l'intera struttura. Gli spazi sono ricchi di fascino, ideali per ospitare mostre, convegni e incontri. Otranto sin dall'antichità venne munita di sistemi di difesa ed opere fortificate di tutto rispetto, che nel corso dei secoli vennero modernizzate. Tra queste spicca l'imponente castello aragonese. Tutto l'impianto architettonico è delimitato da un grande e profondo fossato, dotato di un ponte in pietra. Sia sulle cortine esterne che all'interno del cortile sono presenti gli stemmi araldici dei sovrani e dei nobili che hanno scandito la storia di Otranto. Particolarmente interessante è quello posto sul portone d'ingresso, recante l'arme dell'imperatore Carlo V. Salendo sulla balconata del primo piano si accede all'interno delle sale del castello. Gli ambienti risplendono dopo i recenti restauri e ancora oggi mostrano ai visitatori la possente bellezza della pietra locale che per secoli ha protetto la città di Otranto. Sugli ambienti esterni difensivi sono presenti i percorsi di ronda, scanditi da merlature e feritoie per la disposizione delle cannoniere e delle truppe di guardia. Inoltre, di recente, sono messi a disposizione dei visitatori gli antichi ambienti sotterranei. Considerati da molti luoghi di prigionia, essi donano un ulteriore valore aggiunto alle visite dell'antico maniero. Il castello di Otranto è un capolavoro dell'architettura militare e nella sua imponenza caratterizza il centro storico della città, costituendo una tappa obbligata per tutti gli affezionati visitatori della penisola salentina. Nell'incantevole scorcio di Piazza Duomo ad Otranto si staglia l'antica cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo. La sua mole è posizionata sul punto più alto del Borgo Vecchio e sovrasta tutti gli edifici della città. La cattedrale venne edificata dai conquistatori normanni nell'XI secolo
i quali la costruirono nelle geometrie tipiche del romanico pugliese. In alto si presenta il caratteristico rosone, di chiara derivazione gotico-iberica, formato da 16 raggi e traforato finemente secondo i canoni dell'arte tardo-quattrocentesca. Adornare l'entrata si presenta il portale in lecciso, risale al 1674 ed è stato realizzato secondo le consuetudini del barocco leccese. All'interno della cattedrale si può ammirare una struttura a pianta basilicale, dove l'aula è marcata da archi e colonne di granito. Le luci e i colori sono ravvivati dal grazioso cielo appeso ligneo, che sovrasta la navata centrale ed è ricco di metalli preziosi come l'oro e l'argento. Ma l'aspetto più suggestivo dell'intera cattedrale di Otranto è certamente il mosaico pavimentale. L'opera artistica ricopre tutta la navata, l'abside e gli ambienti laterali. Il mosaico venne realizzato nel 1163 dal presbitero Pantaleone. Nel pieno spirito artistico romanico, nel mosaico convergono immagini provenienti da culture e paesi differenti, quasi a voler rappresentare l'antica vocazione di Otranto, città di frontiera tra il Levante e l'Occidente. La Cappella dei Martiri custodisce preziosamente le spoglie degli otrantini decapitati dai turchi sul colle della Minerva durante i terribili fatti del 1480. Nei livelli sotterranei del Duomo si estende l'antica cripta, decorata in epoca normanna. I capitelli che decorano il colonnato sono preziosa testimonianza della storia dell'arte del Mediterraneo. Provengono da luoghi ed epoche differenti e riutilizzati poi come rimpiego secondo le consuetudini dell'epoca romanica. La cattedrale idruntina è piena di suggestioni antiche, tra i luoghi più sacri della pietà religiosa salentina ed una pagina illustrata della storia dei popoli d'Europa. La Torre del Serpe anticamente fungeva da faro marittimo per segnalare ai marinai la presenza della costa otrantina. Secondo alcuni storici, la sua costruzione avvenne ad opera dei Romani nei primi secoli d.C., al contrario del circuito costiero di Terra d'Otranto che venne ampliato durante l'epoca spagnola. Una porzione muraria rivolta verso il mare è l'unica testimonianza di ciò che rimane in piedi della torre. La storia dell'edificio si inserisce nelle narrazioni di antiche leggende popolari, in particolare alla presenza di mostri marini serpentiformi, come testimonia anche lo stemma civico di Otranto, che raffigura una serpe attorcigliata ad una torre. Silenziosa e guardinga, ancora oggi la Torre del Serpe osserva il canale d'Otranto, portando memoria dei suoi 2000 anni di storia. Torre Pinta è un villaggio rupestre carico di suggestione e mistero. Il sito rupestre si trova nella Valle delle Memorie, un luogo caratterizzato dalla presenza di numerose grotte, alcune naturali e di modeste dimensioni, la maggior parte scavate dall'uomo. In questo luogo, nel 1500, venne costruita l'omonima masseria fortificata Torre Pinta.
L'antico sito rupestre di Torre Pinta sarebbe stato utilizzato in passato come luogo di sepolture e poi come colombaia per l'approvvigionamento delle carni. Quello di Torre Pinta è uno scenario paesaggistico suggestivo che riporta ai tempi arcaici, quando le terre otrantine erano destinate alla coltivazione dell'uva e al pascolo. Si respira ancora oggi il profumo della terra, rinfrescato dalla brezza pungente di Levante. Pochi minuti dal porto di Otranto, a ridosso dei sentieri che conducono alla mena pineta delle Orte, il paesaggio è caratterizzato dalla presenza del laghetto della cava di bauxite. A fare da cornice è il vivido fondale azzurrino del canale d'Otranto, mentre fa capolino dalla costa l'antica torre del Serpe. Il ricco contrasto dei colori rende questo luogo tra i più singolari panorami salentini ed una meta per tutti gli appassionati di geotrekking. La cava venne sfruttata dagli anni 40 per l'estrazione della bauxite, per essere poi dismessa nel 1976. Dal suo abbandono, in poco tempo, la natura si è rimpossessata del territorio per dare vita a un nuovo ecosistema lacustre. Il laghetto è alimentato dalle piogge e dalle infiltrazioni delle falde acquifere vicine. Negli ultimi anni la cava ha suscitato l'interesse di migliaia di curiosi e visitatori, i quali si spingono sulle pendici rossastre del bacino per godere del paesaggio, in particolare alle ore del tramonto, quando il cielo e la terra si mescolano in sceniche variazioni di rosso e turchese. Rappresentativa del paesaggio naturalistico otrantino è Punta Palacia, con il suo faro ottocentesco. È il punto più stretto del canale d'Otranto, incontro pittoresco dell'Adriatico e dello Ionio. La si può raggiungere dalla litoranea che da Porto Badisco conduce a Otranto, tramite un lungo sentiero che scende verso il punto più basso dell'alta scogliera, dominata dal maestoso e candido faro. Costruito nell'Ottocento, il faro di Punta Palacia è uno dei 161 fari d'Italia ed è inoltre uno dei 5 fari del Mediterraneo riconosciuti e tutelati come sito di interesse comunitario. Capo d'Otranto, come viene indicato sulle mappe nautiche, è il punto più a est d'Italia, nonché incrocio dei due mari che hanno fatto da scenario a innumerevoli storie e leggende. Un angolo di paradiso, completamente immerso nella macchia mediterranea che domina lo scenario tutto intorno, ammorbidendo la spicolosità dell'alta scogliera e donando un tocco di poetica armonia cromatica con l'azzurro del mare. Percorrendo il litorale otrantino, è situata nei pressi della località di Porto Badisco la Grotta dei Cervi.
è una grotta costiera definita dal National Geographic la Cappella Sistina della preistoria, per la presenza di numerose pitture risalenti al Neolitico che decorano le volte e le pareti. Il sito fu scoperto nel febbraio del 1970 dal gruppo speleologico salentino Pasquale De Laurentiis. La grotta si struttura in tre lunghi corridoi che si snodano per diversi metri sottoterra in cunicoli, ambienti e percorsi interni tra loro comunicanti. Al suo interno si conserva un importante manifesto artistico della civiltà neolitica, interamente realizzato con l'utilizzo di guano di pipistrello e ocra rossa. Sono state catalogate circa 3.000 figure stilizzate per un complesso ciclo iconografico preistorico risalente tra gli 8.000 e i 5.000 anni fa. A dare il nome alla grotta sono le numerose scene di caccia caratterizzate dalla presenza di cervi, diffusi anticamente nel territorio salentino. I soggetti rappresentati sono molteplici. Significative le circonferenze decorate, interpretabili come raffigurazione della tribù e dei loro capi riuniti intorno. Immagini dal contenuto simbolico e in alcuni casi magico, arricchite da decorazioni geometriche. Il pittogramma più celebre della grotta è lo sciamano, molto probabilmente la rappresentazione stilizzata di uno stregone o di un dio danzante. In antichità il sito doveva essere legato ai riti sacri e propiziatori, retaggio della cultura religiosa delle popolazioni neolitiche salentine. Ad oggi la Grotta dei Cervi non è visitabile dal grande pubblico, allo scopo di preservare il fragile ambiente e gli importanti monumenti preistorici lì custoditi.